Allora, ci hanno raggiunto la Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle. Buongiorno, bentornata ad Agorà. C'è anche Luca Ricolfi che è collegato con noi da Torino. Buongiorno professore. Marco Revelli, professore, bentornato anche a lei. E poi c'è anche Yuri Grigio di Facile.it che insomma ieri ci ha dato assieme ad Arera insomma tutta una serie di indicazioni di questi aumenti. Sa, Revelli e Ricolfi, mi ha molto colpito in questo servizio della nostra Basso, cioè al netto del dato incredibile, no, dell'aumento, di quanto è aumentata la bolletta quest'anno per quel signore, per quel panettiere, quel cliente, no, di quel panificio che diceva quando chiudono poi i punti di prossimità, gli esercizi commerciali di prossimità, come dire, tu rischi di disgregare anche un po' il tessuto sociale, perché quelli sono luoghi dove le persone si incontrano. Revelli. Non c'è dubbio che è così. Una panetteria che chiude, una gastronomia che chiude, un droghiere, un verduriere, è il tessuto della comunità che sta intorno, che si necrotizza. O il borgo o il paese. Non è un fenomeno di oggi solo, le nostre città e i nostri paesi si sono impoveriti terribilmente, la grande distribuzione ha fatto strage di queste piccole imprese a base familiare, quasi tutte a base familiare o con uno o due dipendenti. E questo ha contribuito a rendere la qualità della vita della gente, soprattutto degli anziani, di quella parte di popolazione che non può con la macchina fare la spesa grossa al supermercato e che quindi dipende da queste realtà. Durante il Covid questi punti sono stati fondamentali per garantire la sopravvivenza delle persone, consegnavano a casa e così via. Ecco, non aver avuto un occhio di attenzione a quello che sarebbe successo, che era prevedibile, prevedibilissimo, e questi dati che ci mostrava il panettiere, queste bollette, non sono casi isolati, sono diffusissimi, sono la realtà che qualsiasi piccolo commerciante, imprenditore, produttore si trova ad affrontare ogni giorno. Non aver pensato alle conseguenze delle scelte politiche strategiche grandi da cui dipendono le sorti del mondo, c'è certo, ma poi ci sono le sorti della piccola gente e mi pare che siano state messe all'ultimo posto. E Luca Ricolfi stamane, professore, scrive in suo editoriale che in realtà l'unico polo, diciamo, che si è messo come punto di riferimento per queste fasce di popolazione in grande difficoltà, va detto Revelli, Moulet, Maria Latella e Serena Biraghi, che sono tutti in grandissima difficoltà, non solo i piccoli commercianti ma anche le grandi industrie. Comunque l'unico polo, scrive Ricolfi stamane, è stato sostanzialmente il Movimento 5 Stelle, con buona pace della sinistra. No, veramente l'unico polo sono stati la destra e i 5 Stelle. I 5 Stelle sono l'unico polo a sinistra. Il fatto ormai assodato da diversi anni nei paesi, nelle società avanzate, è che i ceti popolari votano a destra e i ceti medio-alti, l'establishment, vota a sinistra. La novità molto interessante di queste elezioni, a mio parere, è che per la prima volta nella storia della Repubblica abbiamo una formazione di sinistra, o perlomeno che si percepisce come di sinistra, poi possiamo discutere se lo è veramente oppure no, cioè i 5 Stelle, che si situa a sinistra della sinistra ufficiale. Cioè noi in 30 anni, 40 anni, 50 anni, 70 anni, cosa abbiamo avuto alla sinistra del Partito Comunista, del PDS, del DS, eccetera? Sì. Soltanto piccole formazioni di estrema sinistra che non hanno mai raggiunto una massa critica. L'unico che ha raggiunto una massa critica è stata la Margherita, ma la Margherita faceva concorrenza ai DS da destra, non da sinistra. Quindi è un evento epocale. I comunisti e postcomunisti non hanno mai tollerato una
formazione politica di estrema sinistra alla propria sinistra e adesso se la ritrovano. Poi naturalmente possono anche dire non è di sinistra, non è la vera sinistra, eccetera, però è percepita così. E questo è un fatto storico, nuovissimo. Quindi la questione sociale, dice Ricolfi, sostanzialmente adesso se l'ha in testa il Movimento 5 Stelle e la destra, però voglio capire, e poi vado, vi faccio vedere una pillola che abbiamo il nostro Vincenzo Campitelli con la sua sorprendente cifra narrativa, glielo dico sempre a Vincenzo se mi ascolta, anzi glielo ripeto, al sud il Movimento 5 Stelle prevale e su cosa prevale? Sostanzialmente sulla sua misura, poi sta da Baldino. Però c'è sempre stata una sinistra a sinistra del Partito Comunista, del Partito Democratico, a cominciare ancora prima di Rifondazione Comunista, ci sono sempre stati, non erano magari così numerosi e corposi, però c'è sempre stata una sinistra estrema, diciamo. Che però, diciamo, dice Ricolfi, comunque nel suo ragionamento, insomma, non riesce ad intestarsi la questione sociale, che pure in questo momento è la questione più importante a cui la politica deve dare risposte. E per esempio, sul reddito di cittadinanza, Mulè, che farete? Perché questo è il grande interrogativo. Oggi c'era un interessante articolo di Veronica De Romanis proprio sulla Stampa, sì, che metteva in fila i numeri, sì, del fallimento di una misura che doveva nascere molte in parte per agevolare il lavoro, e i numeri sono impietosi. Ti dice che meno di 400.000 persone sui 3 milioni e mezzo che hanno percepito, sì, il reddito sono riuscite ad andare a lavorare, che il 56% delle famiglie in povertà assoluta non hanno ricevuto il reddito e che attualmente sostanzialmente è una misura che non ha senso sulle politiche attive del lavoro, potrebbe aver avuto un senso per le politiche di assistenza, sì, ma allora è altro rispetto a quello che è adesso, per cui senza fare ancora una volta lotte ideologiche, chi sta dietro deve essere aiutato. Nei confronti dei giovani, lasciami dire che per esempio in Sicilia, sì, il grande boom dei 5 Stelle, il primo partito in Sicilia col 17% è Forza Italia. E questo significa che certamente nel rispetto delle altre forze politiche che hanno, sì, una grande presenza, però significa che quell'onda lì, sì, sta passando perché ci si è resi conto che una misura che doveva aiutare a lavorare non solo non l'ha aiutata, ma ha disincentivato chi doveva andare a lavorare. Allora, stamattina vi mostreremo proprio sulla scorta di questo articolo di Veronica De Romanis sulla Stampa, vi mostreremo che cosa succede in un centro dell'impiego per l'impiego. Stamane Tommaso Giuntella, ciao Tommaso, fatti vedere che così mi aiuti, sì, è lì praticamente dalle 8 del mattino, dammi solo un flash perché poi faccio vedere, eccolo, il pezzo di Campitelli, che, sì, cosa è successo, che cosa hai visto, c'è stato un flusso di persone, so, dimmi tu. Guarda, per ora non c'è. Ecco. Va bene, dove, quindi dove? Insomma, non è fortunato questo collegamento. Allora facciamo così, facciamo vedere Vincenzo Campitelli, era poco prima delle elezioni, 48 ore prima delle elezioni a Palermo, e ha registrato quanto vi mostriamo. Chi mi dà il reddito mi viene pari, dicono. Ci va a votare? Certo, però papà, ma loro non voto perché la pace è cittadinanza. Io per conto voto. Perché vota per conto? Perché conto la dà, promette cose. I dà Melone e lava tutte cose. E noi non potremmo campare chiù. Io il voto lo do a 5 Stelle. Perché? Io devo votare a qualcuno che mi dà la possibilità di andare meglio. Perché con 450 euro io non posso andare avanti. Sono vedova, ho un figlio malato pure a casa, che prende la minima pensione, e io devo cercare di votare una persona che ci dà aiuto. Non si vende niente perché soldi non ne girano e siamo fermi. I tassi aumentano, la luce aumenta, che dobbiamo fare? Ce ne andiamo a rubare che è meglio. A 5 Stelle ci do il voto, a Giuseppe Conte. Perché? E perché sono mia, chi devo papà, chi devo andare a campare. Chi mi dà il pane mi vede padre. Mulè conosce bene, diciamo. No, avendo fatto anche giù la campagna, la frase in siciliano, sì, è come d'una pane mi viene padre. Cioè, allora, chi mi dà il pane mi viene padre. Ciascun elettore, mi pare anche normale, così, che ciascun elettore guardi a proprio interesse. Il piccolo imprenditore in Veneto, per esempio, pensa anche a chi gli consente di esportare all'estero. Certo.
è abbastanza normale. Allora, nel frattempo arrivano così notizie da Bruxelles, tanto per aggiornarvi, cristiana. Maria Latella, Sarina Biraghi, non si discute del price cap, giusto Marco? Oh, non oggi, ma non sarà il prossimo punto in agenda, non dice è sul il presidente tavolo, di turno. Non è sul tavolo, e questo è chiaramente un segnale di come stanno andando le cose. Allora, Baldino, no, arrivo subito da lei. Prima voglio recuperare il collegamento con Tommaso Giuntella, che ci stava aggiornando su quella che è il racconto di una giornata al Centro per l'Impiego. Vai. Sì, Monica, siamo a Torre Angela intanto, nella periferia all'est di Roma. Qui è uno dei luoghi in cui c'è il maggior tasso di disoccupazione, per dirti più o meno il doppio della media di Roma. E qui al centro apre alle 9. Un paio di persone si sono affacciate e se ne sono andate. Ti faccio vedere, guarda, qua ci sono tutti gli avvisi per i corsi di formazione, quindi da una parte si offre formazione per cercare di avviare al lavoro, dall'altra però qua c'è il servizio per il reddito di cittadinanza, ci dovrebbero essere anche le offerte di lavoro. Per ora abbiamo incrociato una persona che fra poco tornerà, proviamo a coinvolgerla, che ci diceva che offerte di lavoro non se ne sono viste per anni, e quindi il problema chiaramente è quello. Adesso noi oggi cerchiamo di capire se qui qualche offerta arriva o se è semplicemente un centro in cui si può chiedere il reddito di cittadinanza, ma di lavoro non se ne vede. Allora, Vittoria Baldino, insomma, il reddito di cittadinanza in questo momento è certamente sotto gli occhi, sotto i riflettori e anche forse, diciamo, sotto le mire del prossimo governo, della coalizione di maggioranza, perché dice Mulè, il reddito è stato un fallimento. Dal punto di vista delle politiche attive, sì. Dal punto allora, di vista... intanto buongiorno a tutti, buongiorno in studio. Io, alla luce anche del servizio che avete fatto vedere prima, delle panetterie che chiudono, delle persone che sono in difficoltà con gli aumenti annunciati oggi di oltre il 60% che si aggiungono da una crisi che proviene già dalla pandemia ed è già, insomma, abbastanza allarmante e drammatica, perché gli aumenti noi li stiamo vedendo da circa un anno, non soltanto da quando è scoppiata la guerra in Ucraina. Parlare, monopolizzare il fatto che l'abolizione del reddito di cittadinanza abbia monopolizzato il dibattito in campagna elettorale, stia monopolizzando il dibattito tuttora, francamente lo trovo alquanto strano, perché in questo momento si dovrebbe parlare di dare un aiuto alle famiglie, di aiutarle a sopravvivere, non di insomma, lasciarle sfornite di uno strumento che fino ad ora si è rivelato essenziale per fare in modo che un milione di persone in più non finissero sotto la soglia di povertà. Quindi questo io mi sento di dirlo, peraltro anche proprio ieri il commissario europeo al lavoro ha chiesto agli stati europei di non fare passi indietro rispetto alle misure di sostegno al reddito, come il reddito di cittadinanza, ha parlato proprio del reddito di cittadinanza italiano e di come si cacchi, insomma, le raccomandazioni dell'Unione Europea. Quindi, francamente, parlare di questo, ed è per questo che il Movimento 5 Stelle è una forza che si colloca in quell'area lì. Il Movimento 5 Stelle si è fatto carico già da anni della questione sociale, cioè del disagio economico e sociale di alcune classi sociali che per lungo tempo sono state trascurate, un ceto medio che è diventato povero e che sempre sta impoverendo. Noi dobbiamo dare una risposta prima di tutto ai poveri, e lo abbiamo fatto all'inizio della scorsa legislatura, e poi anche al ceto medio, per evitare che finisca in quelle sacche lì e che anche loro debbano prendere reddito di cittadinanza, che questo costa, e quindi costi ancora di più allo Stato, perché se aumenta la platea ovviamente devono aumentare i poveri. Ma che ne pensa Baldino di quel che ha detto Ricolfi, cioè che il Movimento 5 Stelle si presenta attualmente come la vera sinistra? Siete un partito di sinistra? Ma infatti è questo, se essere di sinistra vuol dire farsi carico della questione sociale, del disagio economico e sociale, possiamo anche definirci tali, ma non è la definizione o l'etichetta che ci interessa, e non è per questo che i cittadini ci votano. Peraltro a me preme sottolineare che noi non siamo stati scelti e votati soltanto per il reddito di cittadinanza, anche e soprattutto al sud. Io ad esempio sono stata eletta in Calabria e noi abbiamo ricevuto consenso non soltanto dalle fasce più deboli, ma anche ad esempio dai commercianti, ma anche ad esempio dagli imprenditori, ma anche ad esempio dai tecnici che hanno apportato una misura come il super bonus, che ha risollevato l'economia e ha dato dignità anche a tutti quei tecnici
che fino a qualche anno fa dovevano elemosinare lavori pubblici presso i piccoli amministratori locali, invece adesso si sentono lì per un settore che ha trainato praticamente l'economia italiana nel 2021. Stamattina sul Messaggero, insomma, in un focus sulle lavori in corso per la manovra, sul cantiere della manovra, non solo si parla della possibilità, insomma, di intervenire sul reddito, ma anche sul super bonus, tagliato al 65%. 80-90%. Quindi, insomma, anche su questo potrebbe intervenire. Il 110 ha provocato delle distorsioni di mercato. Distorsioni notevoli. Così come il reddito di cittadinanza è stato verificato dalle varie inchieste della finanza, che c'è stata qualche illecito, e quindi forse anche il reddito di cittadinanza merita più controlli. Delle frodi. Frodi vere e proprie, quindi. Ha certificato delle frodi per 15 miliardi di euro su tutte le misure di sostegno che arrivano da parte dello Stato, e tra queste il reddito di cittadinanza, diciamo, cuba soltanto meno dell'1%. Però possiamo anche dire, ma io non capisco perché nessuno parla. Io comprendo che questa è una misura molto dispendiosa, che però comunque di fatto ha aiutato tantissime famiglie, ma perché nessuno parla ad esempio della lotta all'evasione fiscale, che cuba molte centinaia di miliardi in più del reddito di cittadinanza, che invece è un aiuto per le famiglie che non ce la fanno. Noi allora ne facciamo dopo, una serie se la può con l'evasione fiscale. Ne parliamo dalle 10 in poi di evasione fiscale. Anche perché c'era quella coppia lombarda che aveva in giardino 8 milioni di euro. Ora è molto interessante capire perché. No, stanno funzionando i controlli, questo va molto bene. Controllare chi truffa sul reddito di cittadinanza, chi truffa sul bonus e chi truffa. Naturalmente, cioè la disfunzionalità di una certa, come dire, realtà non deve inficiare l'idea stessa e la razza di un provvedimento. Però vi voglio portare su questo, mi date la grafica 2 di LS2, perché Baldino si riferiva alla, come dire, ieri Schmidt dice una cosa in più, dice non fate un passo indietro sul reddito di cittadinanza, però onde ovviare, diciamo, alla questione della sovrapposizione tra un'offerta di lavoro e il reddito esistente, dice perché non pensare ad associare almeno per un periodo di tempo, quindi limitato, il reddito e il salario ricavato, il salario, la paga ricavata dall'impiego. Questa potrebbe essere, come dire, una ispirazione per una modifica? Guardi, la modifica deve riguardare in maniera profonda e netta i centri le politiche attive del lavoro. Cioè non sarà più tollerato o tollerabile chi riceve un'offerta di lavoro in un ambito territoriale che non sia di 200-500 chilometri e che la rifiuta, anche perché nel frattempo i posti vacanti sono passati da 115.000 a 350.000 dal 2019 a oggi. Significa che c'è il 40% in più di posti che gli imprenditori non riescono ad occupare. Sono posti buoni, buoni nel senso che pagati secondo il contratto collettivo con tutte le tutele, e posti sui quali non si riesce a trovare manodopera, non si riesce a trovare chi materialmente li fa. E allora la revisione in profondità delle politiche attive del lavoro nulla c'entra con l'assistenza a chi è indietro e deve essere. Nel frattempo, vediamo un po', perché vedo che al centro di Torre Angela, Tommaso, qualcuno c'è. Che racconto puoi restituire? Ecco. Sì, allora, lei è in fila qua, mi stava raccontando, come si chiama? Io in Claudio, mi chiamo. Allora, lei sta qui in fila, dice, io sono iscritto ai centri per l'impiego da quando avevo 15 anni, giusto? Sì. E non ha mai ricevuto un'offerta? No, offerta di lavoro no. Ma e quindi qua lei diceva, mi stava raccontando adesso che qua si prende il reddito, è disoccupato. Io sto qui per richiedere un documento che mi serve per un altro tipo di cosa, praticamente. Mi serve il certificato di disoccupazione perché non ha fatto censimento. Cioè, qui voi venite solo per prendere i documenti, ma di lavoro non ne avete mai sentito? No. Che ne pensa il fatto? Mi dica. Prendere i documenti, ma bisogna vedere se te li danno adesso. Ma scusi, lei. Devi fare tutto online. Di fronte all'ipotesi della cancellazione del reddito di cittadinanza, voi cosa ne pensate? Cioè, un lavoro qui, lo avete mai ricevuto un'offerta di lavoro? No, assolutamente no. Siamo sempre dovuti trovare in giro qualcosa da fare, come tutti del resto, come tutta la gente che sta come noi, in queste condizioni. Beh, allora, questo è un pezzo, uno spaccato di una mattina romana in questo quartiere Torre Angela, dove questo centro dell'impiego opera. Allora, vi voglio far sentire. Qui,
qui Monica, sì, tra l'altro? Sì. Ti volevo dire che tra l'altro qui c'è stato un crollo del voto, qui la Virginia Raggi prese un altissimo consenso nel 2016, poi c'è stato un crollo e qui il 60% di voti sono andati al centrodestra alle scorse elezioni, c'è evidentemente comunque una rabbia, una è quello un voto che ci raccontava che Rigolfi, che laddove non c'è più il Movimento 5 Stelle c'è il centrodestra. E Marco Carrara, ci fai sentire Meloni sul reddito di cittadinanza? Eh sì, più anche le tante volte in cui si è espressa, sì. Clip 17, l'ultimissimo Lollobrigida, il capogruppo l'abbiamo sentito, ma riavvolgiamo il naso, ascoltiamo tutte le volte in cui la Meloni ne ha parlato, vediamo. Non credo che la soluzione per tutti sia il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza non va bene. È stato un fallimento totale. Non è la risposta. Ha fallito come strumento di lotta alla povertà e ha fallito come misura di politica attiva del lavoro. Uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può farlo. Con il reddito di cittadinanza, che come vi ho detto secondo me va abolito, perché è una misura sbagliata. Doveva creare un sostegno e nel frattempo mettere in contatto l'offerta con la domanda di lavoro. È fallito miseramente ed è quindi una cosa che va cancellata. Allora, Revelli, professor Revelli, ma cancellare il reddito di cittadinanza, poi vedremo nei fatti che cosa succederà, ma cosa potrebbe significare secondo lei? Ma intanto non è affatto vero che non è servito a nulla sul piano della lotta alla povertà, in particolare l'Istat ha certificato che ha salvato dalla povertà assoluta più di 1 milione di persone. Non è mica poco, cioè, è vero, sono poveri e agli occhi di chi sta in alto non esistono, ma sottrarre alla povertà assoluta, che significa non avere nemmeno il minimo indispensabile per condurre una vita dignitosa, è una virtù, lasciatemelo dire, e non si può dire che non è servito a nulla. L'INPS ha definito il reddito di cittadinanza un'ancora di salvezza. Certo, insufficiente perché i poveri assoluti in questo paese sfortunato sono 5 milioni. Averne salvato uno vuol dire averne salvato un quinto. Probabilmente dovrebbe essere potenziato, alcuni meccanismi dovrebbero essere migliorati, ma non venite a dire che non serve a nulla. Sparare sul reddito di cittadinanza, sì, vuol dire sparare sui poveri, questa è la sostanza. È uno dei pochi provvedimenti negli ultimi anni di carattere sociale che ha avuto un qualche impatto sulla vita quotidiana di una parte della popolazione. Insufficiente, sì, terribilmente insufficiente, ma perché in questo paese le diseguaglianze sono abissali, chi conta e sta in alto sono pochi e molto ricchi e il resto sta in basso e può esprimersi quando va bene e se ha ancora voglia di farlo. Questa volta sono stati molto meno, sono stati quasi un 10% in meno, si esprime nelle urne. Altrimenti elabora il proprio risentimento in solitudine e vive come quelle persone che abbiamo sentito, sperando che di trovare un lavoretto in qualche modo. Maria Latella, come dovrebbe essere modificato, come dovrebbe agire la maggioranza di centrodestra allora, su noi questo terreno? Abbiamo visto delle persone anziane, oltre i 50 e i 60 anni, queste persone il lavoro difficilmente lo troveranno. Ma la cosa che mi preoccupa però è che noi continuiamo ad assistere, in parte anche dei diciottenni, dei ventenni, e in questo modo non daremo mai loro la possibilità di trovare un vero lavoro. Qual è il problema dell'Italia? Il professor Ricolfi ha scritto un meraviglioso saggio sulla abitudine italiana a vivere in piccolo o in grande di rendita. Il problema è che noi negli ultimi 30 anni non abbiamo né attuato una programmazione mettendo in relazione la formazione scolastica e le potenzialità del lavoro, né abbiamo lavorato su questa fascia di giovani, e sono tantissimi, che non studiano e non lavorano. Allora, andando avanti in questo modo, cioè non formando una generazione tra i 18 e i 35 anni,
noi saremo costretti ad assisterli, questi. E quando diventeranno cinquantenni o sessantenni e non avranno mai lavorato, ci ritroveremo nelle condizioni del Regno Unito, dove le famiglie sono assistite per generazioni. Ecco, io questo al mio paese vorrei evitarlo. Allora, vi faccio vedere, prima di... Allora, facciamo così, prepara la clip 19. Nel frattempo vado a Milano, la nostra Buccini, e diciamo gli agricoltori che ci stanno seguendo e stanno seguendo la puntata. Vai, Alessandra, sono da te. Monica, rieccoci, te l'abbiamo fatto vedere, appunto, centinaia di agricoltori giovani, qui ce ne sono solo una parte, nel frattempo senti il caos delle campane e sono qui per denunciare, per manifestare, per dire esatto che qui non ce la si fa più. Voi come Coldiretti, Veronica Barbati, delegata nazionale Coldiretti Giovani, dite un terzo delle imprese sono a rischio, stanno lavorando in perdita. Qual è la situazione? Tu sei imprenditrice. Beh, la situazione è che, così come avviene purtroppo in maniera trasversale, i costi aumentano per la parte produttiva, aumentano per l'agricoltura, aumentano i costi delle materie funzionali per poter realizzare quelle che sono le nostre produzioni e in definitiva per produrre cibo. Io ci tengo a sottolineare questa cosa, perché parlare di cibo troppo spesso l'abbiamo dato per scontato e invece è secondo me qualcosa che dobbiamo assolutamente rimettere al centro. E l'idea di venire qui stamattina e di essere in piazza con i tanti giovani che ci hanno raggiunto da tutta quanta l'Italia è proprio la volontà di voler accendere un faro. Aumenti materialmente su cosa? Cioè cos'è che sta aumentando così tanto che sta danneggiando il settore dell'agricoltura? Beh, indubbiamente come tutti l'energia elettrica con picchi che addirittura raggiungono il 500%, sì. Ma ci sono i fertilizzanti, c'è il gasolio agricolo con un incremento del 130%. Tutto quello che riguarda la filiera in maniera trasversale, sì, dalla produzione, ma pongo un accento anche sulla trasformazione, sta subendo pesantissimi rincari. Io ti faccio conoscere, Monica, anche Francesca, allevatrice da sempre, no? C'è nata lei in azienda. Sì, sì. Qual è la situazione, Francesca, da te? La situazione è critica, perché comunque stiamo tirando le somme per capire che cosa fare prossimamente, dove andare a tagliare, se diminuire i capi in stalla, cosa fare, perché anche sono una mamma e io devo pensare anche a futuro. Di mio figlio. E non c'è mi dubbio. Mi dispiace perché lui quando è iniziato ad andare a scuola e la maestra gli ha chiesto che cosa vuoi fare da grande, l'agricoltore. E io questo sogno voglio continuare a farglielo fare. Tengo. E come ci tengo io perché sono figlia di agricoltori e questa è la mia vita. Però oggi si rischia, quindi l'anno prossimo, di dover sacrificare una parte. E di rinunciare, no? Non si e vuole di rinunciare perché... al futuro, Alessandra. Questo è quello, il grido d'allarme che arriva, sì, da Milano. Grigio, rinunciare, non mi sono ma... dimenticato di lei. Allora, rinunciare... tienimi, Francesca, questa immagine su Milano. E a Grigio voglio chiedere, è una spirale, come dire, di aumenti che non si fermerà più? Quando si fermerà? Che ci dia un barlume di speranza. Ma chiaramente le variabili in gioco sono numerose, si fermerà nel momento in cui innanzitutto riusciremo a porre un freno a quello che è l'aumento del prezzo dell'energia e qui è inevitabile anche l'intervento da parte dell'Unione Europea perché come abbiamo visto da soli come paese non ce la facciamo. Questo poi una volta risolto o quantomeno arginato questo tipo di problema si spera che ci sia un effetto virtuoso a cascata che poi possa andare ad alleggerire anche tutti gli altri costi. Allora, grazie a facile.it, perché insomma, abbiamo bisogno anche dei punti fermi per capire qual è la direzione. Ci vediamo questa clip, perché si diceva i maggiori percettori, nella maggior parte i percettori di reddito di cittadinanza sono persone che forse un lavoro difficilmente potrebbero trovarlo, no? Anche a causa dell'età. Eh sì, Monica, lo capiamo bene ascoltando queste voci che abbiamo sentito un po' in questi mesi di persone al nord che percepiscono il reddito. Ci sono anche dei ragazzi, sono anche dei giovani e li ascoltiamo. Ho 32 anni e sono troppo vecchia per lavorare. Chi prende il reddito, secondo chi ha una ditta, chi vuole assumere, sia semplicemente uno che vuole stare sul divano. Ha comprato questo gazebo usato, sì, e l'ha trasformato in casa. Sì, l'ho comprato con reddito di cittadinanza e mi sono messo qua per esigenza. Reddito di cittadinanza quanto ammonta? 404 euro e in più qualche lavoretto in giro. 50-100 euro, mettiamo 500 euro al mese. Noi abbiamo percepito sui 970 euro, lo usiamo più o meno per la spesa, anche l'abbigliamento, però più che altro per il mangiare. Allora,
Questo è il racconto che arriva, diciamo, da, non dal sud dell'Italia, ma evidentemente da nord, di LS5, importo medio del reddito di cittadinanza. Francesca Taddini, così diamo dei numeri in più: 582 euro, la fascia d'età più presente 45-54 anni, quindi insomma Maria più o meno ci siamo, diciamo, su quello che stavi dicendo. Nuclei familiari, insomma, non pochi, 1,47 milioni, persone coinvolte più di 3 milioni. Professor Ricolfi, come dovrebbe essere, come si dovrebbe intervenire su questa misura dal suo punto di vista, come dovrebbe farlo il centrodestra? Ma le soluzioni tecniche sono molte, non credo si possa entrare nei dettagli. Il principio fondamentale da adottare è quello di separazione della mera assistenza dalle politiche attive. Però faccio presente ugualmente un paio di cose. Pur essendo molto giuste le osservazioni del collega Marco Revelli, bisogna anche farsi qualche domanda. La prima domanda per me è: una misura che ha lasciato fuori almeno 1 milione di poveri ha un difetto dal lato della mera assistenza. Quindi c'è un problema di potenziamento. Non possiamo difendere il reddito di cittadinanza così com'è, visto che anche dal punto di vista del contrasto alla povertà non sta funzionando. L'altra osservazione è che per la parte invece di persone abili al lavoro, il minimo che il reddito di cittadinanza avrebbe dovuto assicurare è l'impegno di queste persone in lavori utili, e questo non è avvenuto. Inoltre non possiamo nasconderci il fatto che una parte delle difficoltà delle imprese piccole e medie è stata dovuta proprio al reddito di cittadinanza nelle fasce giovani, soprattutto nel settore del turismo. Quindi non si può in modo manicheo dire va bene, non va bene. È una misura che ha dei difetti su entrambi i versanti. Da un lato è troppo poco inclusiva, perché ci sono dei poveri che ne stanno fuori e che restano tali. Dall'altra non è integrata dentro il meccanismo delle politiche attive. Aggiungo un'ultima cosa, sì. Perché bisogna anche essere realisti. Il problema di fondo dell'Italia è che a noi mancano 7 milioni di posti di lavoro. Cioè, se noi facciamo un confronto con, non dico i paesi più virtuosi, ma la media OCSE, noi abbiamo un tasso di occupazione bassissimo, per cui il problema del reddito di cittadinanza va messo dentro questo. C'è una formazione insufficiente di posti di lavoro. Se ci fosse una dinamica di posti di lavoro molto più veloce, molto più ampia, i ragazzi che attualmente percepiscono il reddito di cittadinanza magari avrebbero delle opportunità che attualmente non hanno. Cioè, è un problema che va affrontato a 360 gradi, senza difendere la spada tratta, perché chiaramente non funziona, ma anche senza pensare di buttarlo a mare, perché delle funzioni positive le svolge. Baldino, Conte, insomma, il Movimento 5 Stelle ha già annunciato le barricate sostanzialmente per difendere il provvedimento in aula, ma ci potrebbe essere, come dire, una variazione, una misura correttiva di questo, del reddito di cittadinanza, sulla quale trovare una quadra, diciamo, tra maggioranza e opposizione? Ma io trovo l'analisi del professore impeccabile. Le logiche manichee non portano da nessuna parte, tanto più quando siamo di fronte ad una misura inedita per il nostro paese e che chiaramente deve essere tarata sulla base della sua applicazione pratica. Noi non abbiamo mai, non siamo mai stati i talebani del reddito di cittadinanza. Lo difendiamo come strumento, ma abbiamo sempre detto che è necessario potenziare il coefficiente per le famiglie, ad esempio con più figli, o con le famiglie, per le famiglie con disabili. Questo lo diciamo e abbiamo intenzione di farlo. Sul lato delle politiche attive abbiamo sempre riconosciuto il fatto che ci sia un piede monco di questo tavolo, che però è dovuto al fatto che lo Stato, fino a quando ha potuto fare il suo, ha fatto il suo, ma poi c'è bisogno di una sinergia con altri attori istituzionali, come ad esempio le regioni sulle politiche attive e i comuni per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità. Per cui c'è bisogno di un'azione efficace da parte di tutti,
è chiaro che dal lato delle politiche attive il reddito non funziona abbastanza, però è anche vero quel grafico che avete mostrato poc'anzi, cioè sono il 66% sono le persone inabili al lavoro, 750.000 sono le persone abili al lavoro, di queste la metà ha trovato un lavoro grazie all'incrocio di domande e offerta, nonostante le politiche attive ancora non funzionino bene. Quindi immaginiamo se funzionassero, dice Baldino, se funzionassero le politiche attive avremmo trovato la nostra panacea. Quindi mi sembra di capire, Sarina, sono tutti d'accordo diciamo su questo, l'opposizione e maggioranza a questo punto si trovano, no? Perché, sì, perché comunque tutti riconoscono che va corretto, quindi il sussidio serve per chi non può lavorare, serve per arginare la povertà, sì, e giustamente passare da quel milione, magari passare a 3 milioni, sì, visto che ce ne abbiamo 5 milioni di poveri. Sì. Nello stesso tempo il reddito di cittadinanza ha bisogno di essere un passaggio prima del lavoro, ma l'importante per questo governo, diciamo, l'impegno principale sarebbe quello di creare opportunità di lavoro. Allora, questa perché è la vedi cosa la miccia, un po' l'accende la Sarina Biraghi, perché insomma siamo tutti d'accordo, è vero? No, sentiamoci un attimo Conte che prometteva battaglia, fuoco e fiamme. Vai. Eh sì, 2018-2022, Monica, 4 anni di difesa sempre netta da parte di Conte del reddito, riavvolgiamo un po' il nastro e lo vediamo. È ora di dire che i cittadini italiani hanno diritto a un reddito di cittadinanza e a un reinserimento al lavoro qualora si ritrovino disoccupati. Il reddito di cittadinanza contribuirà a offrire un'opportunità di lavoro e sollevare dalla soglia della povertà oltre 5 milioni di persone. Potrebbe essere intesa come sussidio, ovviamente, a chi se ne sta a casa. Dipende da come la realizzeremo. Il reddito della cittadinanza va, come dire, implementato nella fase attuativa e quindi è importante lavorare a quelli che sono i capitoli di questa riforma. Chi propone l'abrogazione di questa misura credo che faccia una politica irragionevole. Se verrà toccato il reddito di cittadinanza l'opposizione non sarà dura, sarà durissima. Ecco, perché Conte è così preoccupato? Se siamo tutti d'accordo sul fatto che la misura funziona sul piano diciamo, dell'aiuto per le parti marginali della popolazione più in difficoltà, se siamo tutti d'accordo che va modificato l'aspetto delle politiche attive, perché Conte è così preoccupato? Probabilmente è ancora in trance da campagna elettorale. Non è che per caso, ci provo io, diciamo, non è che per caso... come dire, quei 9 miliardi tanto costa questa misura e possono sopperire a una mancanza di fondi che per esempio... Possono servire in parte, bisogna avere l'onestà di dirlo, certo che sì, perché se tu dal 2019 al 2022 di quelli che prendevano il reddito il 70% lo continua a prendere al netto, cioè soltanto degli abili al lavoro, vuol dire che quello che diceva giustamente la dottoressa Biraghi è vero, cioè non è stata una misura di passaggio. E non c'entrano soltanto i centri dell'impiego, i navigator, le follie che sono state fatte, nel senso che non hanno creato nulla. Bisogna essere anche qui onesti. Se tu dai un reddito di 700 euro e la prima busta paga che ti offrono al sud, per esempio, con un contratto di nazionale di lavoro riconosciuto è di 950 o 1000 euro, la gente non lo accetta. Perché? Perché anche qui bisogna essere onesti. A quei 600-700 euro del reddito aggiunge un lavoretto, se lo vuole aggiungere, e ha la stessa cifra, con il fatto che però quello stipendio là non glielo tocca nessuno. Allora, chi scuote la testa? Faccia un giretto a Palermo, negli 82 comuni della provincia di Palermo, a Trapani, vada lì, vada, e si renda conto della povertà che c'è rispetto alla ricchezza di posti di lavoro che ci sono. Perché, ripeto, ci sono, basta andar lì e farsi un giro. Dopodiché, allora, se invece vogliamo continuare a dirci che il reddito di cittadinanza è una misura che assiste a sud, no. Primo, bisogna creare condizioni di lavoro, bene, decontribuzione totale per chi assume fino a 40 anni, non fino a 25 o 30 anni, almeno per 2 anni. Secondo, incentivi totali e assoluti alle imprese per andare a insediarsi nelle zone del sud. Terzo, se rifiuti un posto di lavoro pagato bene con i diritti, non hai più diritto a ricevere quel sussidio, perché l'opportunità, lo Stato che l'ha creata... E il problema creata, è che sono aumentati rifiuti, i contratti a tempo determinato, quindi... Ci sono aumentati il 56%, Giovani laureati ai quali vengono proposti
contratti, stage da 500 euro. Allora, questo è anche un tema da tenere presente. Naturalmente l'Italia ha un problema che si porta dietro da una vita, di un cuneo fiscale del quale si parla da sempre e che non viene, mai attuata la misura sempre promessa. Io torno a occuparmi di giovani perché è la cosa che mi preoccupa di più. Noi abbiamo da un lato un esodo, una immigrazione che sta continuando da 15 anni, i nostri laureati che noi formiamo a nostre spese poi vanno a lavorare all'estero perché qui o non vengono assunti o vengono assunti a cifre troppo modeste. Ridicole, possiamo dire ridicole. Questo è un problema al quale nessun governo per ora è riuscito a porre rimedio. Vediamo che cosa succederà con il prossimo. Però se noi non pensiamo al futuro del lavoro delle generazioni tra i 18 e i 35 anni, non avremo né pensioni e non avremo nemmeno ricerca, non avremo sviluppo economico, perché se le menti, i talenti se ne vanno, chi rimane? Non pagheremo neanche le pensioni se per questo. Scusatemi, perché noi stiamo discutendo di ricette economiche possibili, stiamo ipotizzando le modifiche al reddito di cittadinanza, non sappiamo ancora però che governo sarà, magari Mulè su questo ci può aiutare. Sarà un governo di centrodestra. Questo sì, ma è la composizione, è diciamo, che è particolarmente attenzionata in questo momento. Allora, per esempio Ricolfi... siccome c'è, è entrato anche il suo nome nel Toto Ministri... Prova, professore. L'avete fatto entrare voi. Esatto. Come? L'avete fatto entrare voi, i giornalisti. È mesi che vi rifiutate di accettare la realtà. Io non farò il ministro. Me lo siete inventato voi. Va bene, è sempre colpa nostra, posso ma chiedere, noi ce la prendiamo. Posso chiedere una cosa a Mulè? Allora, sarà un governo di centrodestra. Bene, come giudica per esempio la decisione presa dalla premier britannica, governo conservatore Tories, che come prima misura per rimettere in moto l'economia ha deciso di tagliare le tasse ai ricchi, scatenando la rovina sulla sterlina e l'intervento preoccupatissimo di tutti i mercati finanziari. Ma di detto che qualsiasi intervento che va a deprimere le tasse per me è benvenuto, bisogna ragionare in termini macroeconomici, la cosiddetta curva di Laffer, che lei sa cos'è, cioè al crescere della tassazione economica non corrisponde un aumento delle entrate ma una diminuzione. Detto questo, in Italia magari avessimo questo problema, ma ahimè chi guadagna quelle cifre, glielo ripeto, sono 3.600 persone, quindi è un intervento totalmente inutile che non faremo mai in Italia, dove invece andremo nella direzione di una tassa piatta che la storia si è già incaricata di dire, sulla cui efficienza è andata di dire, che riguarderà prima di tutto i redditi fino a 35.000 euro. Nell'immediato spero che riguardi, e lo faremo in legge di stabilità, le partite IVA, innalzando la quota incrementale della flat tax da 65 a 100.000 euro, perché cosa succede oggi? Che chi arriva alla soglia dei 65.000 euro si ferma, non fattura più, perché altrimenti dovrebbe pagare più tasse. Cominciamo da lì e andiamo nella direzione di una tassa che sia al 23%. Liz Truss ha fatto una scelta abominevole. Ha fatto una scelta, come dire, che è sua, che in Italia, ripeto, abbiamo un problema enorme legato a una tassazione che è 48-43% in quello ufficiale, che arriva oltre il 60-65% per chi fa impresa, al 68% addirittura per il cuneo fiscale. Magari avessimo il problema di tagliare le tasse a chi guadagna quelle cifre. Purtroppo non l'abbiamo, perché altrimenti siamo un paese ricchissimo e non lo comunque siamo. Comunque Liz Truss si troverà a dover, come dire, di fronte una enorme protesta annunciata per domani, Marco, 1° ottobre, il movimento Don't Pay. Esatto, cioè, se la mostriamo, io non pago. La mostriamo al volo, c'è una mappa interattiva dal mio tablet, dico la regia, se vogliamo mostrarla. È una mappa interattiva delle varie proteste, perciò tu Monica cosa succede? Vai sul sito, scegli per esempio e dici in che città ti trovi, guarda c'è tutto l'elenco molto molto lungo, Birmingham, Brighton, Cambridge, Glasgow eccetera, dove c'è scritto dove c'è la protesta e in che piazza, sono previste tantissime persone dal 1° ottobre appunto, cioè da domani, non vogliono pagare e scendono nelle piazze. Insomma, lavori in corso per quel che riguarda il governo, la coalizione di centrodestra, ieri tra l'altro Salvini ha incontrato
i nuovi 95 deputati, mentre Salvini incontrava i 95 suoi nuovi deputati, Berlusconi festeggiava il suo compleanno. Eh beh, meno male. Ce lo fai vedere? Devi sapere, Monica, che questo video, mentre siamo adesso in diretta, in totale sui social ha quasi 1 milione di visualizzazioni. Ed è la sorpresa che ha fatto la quasi moglie, come è stata definita, Marta Fascina, al presidente Silvio Berlusconi. Guardate cosa è successo ieri. Vedete di arrivare anche voi a questa età in forma come sono io. Auguri. Insomma, video montato, prodotto e rilasciato completamente, diciamo, dall'ufficio stampa di Berlusconi. Tu non ci hai messo mano, questo succedeva, invece noi eravamo non a festeggiare a Milano, ma insomma eravamo in centro con Laura Rizzo a seguire i lavori di Salvini. Matteo Salvini riunisce parlamentari appena eletti in un teatro di Roma, ma sono pochi quelli che in questo momento hanno voglia di parlare. Non ne sento di tensioni. Bisogna trovare e fare un governo con le persone migliori in questo determinato momento storico, che è un momento molto difficile per l'Italia. E quindi bisogna che sia un governo compatto, unito, con le persone che lavorano nel migliore dei modi. Siamo il secondo partito di maggioranza, quindi mi sembra che insomma abbiamo vinto le elezioni con un governo omogeneo che governerà 5 anni. Governerà 5 anni con quali ministri? I ministri non lo so, bisogna vedere. Non c'è ancora neanche il Presidente della Repubblica che ha dato l'incarico al primo ministro. L'appoggio esterno esiste o non esiste come ipotesi, tanto l'appoggio esterno. Quante sciocchezze che state scrivendo. Lei che il ministero vuole? Li leggete i comunicati stampa che mando? Che selva di giornalisti per cercare di capire, ma è vero che insomma, si sono un po' irritati, Salvini si è irritato su quell'ipotesi circolata dell'appoggio esterno in caso immagino di sì, sul Viminale? Immagino di sì, del resto questa coalizione di centrodestra ha vinto le elezioni perché stava in coalizione con altri due partiti, Fratelli d'Italia è il primo partito, ma è grazie anche al supporto di Forza Italia e Lega che ha vinto, quindi mi pare lecito che la Lega e quindi Salvini ambisca a far parte di questo governo e credo che la Premier, quindi Giorgia Meloni, non abbia nessuna intenzione, diciamo così, di non, mi viene verbo forte, umiliare tra virgolette gli alleati. Umiliare significherebbe non riconoscere la validità, non riconoscere la necessità che stiano, che abbiano dei ministeri importanti. Cioè il Viminale, diciamo, sotto osservazione. No, il Viminale probabilmente è caduto, era l'ambizione di Salvini e probabilmente non sarà il Viminale, però ci sono tanti ministeri secondo me di grosso peso, ne dico uno, per esempio la sanità è un ministero che insomma non è proprio l'ultimo, non stiamo parlando di un assessorato in una città di provincia, stiamo parlando di un grande ministero che avrebbe anche lì, cioè bisogno di una personalità. Io credo che questo governo, e immagino si sente parlare anche di molti nomi tecnici, io credo che forse tranne un nome, professor Ricolfi. Professor Ricolfi già si è detto in diretta. No, mi riferivo a lui, si parlava anche nell'economia. Posso dire peccato? Ecco, da ora insomma noi peccato ci speravamo, professor professore. Peccato per noi. Peccato che non
non ci siano dei tecnici come il professor Ricolfi, perché ce ne siccome, altri, siccome ce ne saranno altri. Le sarebbe piaciuto, professore? No, perché sennò credo... Il professore è anarchico, lo dico io, guardi, avendolo avuto come collaboratore editorialista. Ecco, infatti, professore è stato mio direttore. È anarchico, quindi non essendo non di fare... è un cane sciolto. Fatemi sentire i colpi. No, è molto semplice il discorso. Io non avrei e non ho nessuna preclusione ideologica, sì, anche per la mia grandissima stima per Giorgia Meloni, che dura da 8 anni. Da quando ci siamo conosciuti, semplicemente non è il mio mestiere, io faccio lo studioso, fine del discorso. Io cerco di fare le cose in cui penso di poter essere all'altezza. Fare il ministro è una cosa di cui io non penso di avere gli strumenti per farla. Vedremo, vedremo come sarà questo governo. Come sarà il prossimo segretario del Partito Democratico, Maria? Ecco, anche questa è una cosa interessante. Se valutiamo i dati, vediamo che per esempio al Partito Democratico è mancato in parte il voto delle donne. E io credo che in questo paese ci sia bisogno di un coinvolgimento maggiore a tutti i livelli della forza femminile. Questo è un paese che non andrà avanti se le donne non vengono messe in condizioni di dare tutto quello che possono dare, energia. Vedremo, io mi sentirei di dire che è un partito che cambia segretario ogni anno e mezzo, non gode di buona salute. Se faranno una scelta, che facciano una scelta che tenga conto dei problemi del paese, delle rappresentanze, cioè, ripeto, le donne che votavano a sinistra massicciamente, questa volta evidentemente l'hanno fatto di meno. Ti piace la candidatura di Micheli? E tengano conto, guarda, io sui nomi non ho opinioni, poi stiamo appena cominciando. Ripeto, penso che prima ancora dei nomi debbano riflettere su tutto quello che è venuto a mancare in termini di consenso delle varie categorie. Si chiamerà ancora PD? Appunto. È quello. No, volevo dire, la domanda la suggeriva giustamente Mulè. Su 119 eletti solo 36 donne al PD elette, quindi anche questa differenza. Per carità, in totale le donne non sono moltissime nel Parlamento, però insomma anche questa la dice lunga, perché le donne non sono state mai favorite. E l'astensione continuerà a crescere e le ragazze italiane continueranno ad andare a fare l'università all'estero, professor. Sì, però... Ricolfi lo fa, e a cercarsi lavoro all'estero, e noi perderemo un'energia essenziale, sì, per però questo paese. Noi sappiamo che da sempre non sono le donne a votare le donne, questo è appurato, perché sennò le donne forse hanno sempre perché, votato, avremmo avuto perché, più donne anche nelle precedenti, forse perché, anche senza quote. Forse perché le donne non pensano che quelle donne lì che dovrebbero votare avranno la forza. Giorgia Meloni è stata votata dalle donne, certo, perché Giorgia le donne Meloni hanno fatto un calcolo, forza, hanno detto Giorgia Meloni può è una che ha fatto... Si è fatta il partito, ha fatto nascere un partito e dall'1,9% l'ha portato al 26%. Quindi, Giorgia Meloni è l'unica leader di partito, Giorgia Meloni è una coerente. È un coerente, risultato per le donne che Giorgia Meloni diventi la prima presidente del Consiglio donna? Per l'Italia è certamente un segnale. Sì, vorrei dirti che però è abbastanza, diciamo, limitante considerare che la vittoria di una garantisca il processo di, come dire, di vittoria di tutte. Io voglio vedere che cosa si fa e che cosa si farà per le nuove generazioni di donne. Per le nuove generazioni, diciamo anche per le nuove in generazioni generale. In generale, quando in parliamo generale, di giovani, sì, parliamo del nostro futuro. Sì. Allora, ti devo salutare, Maria Rattella, grazie per essere stata con noi. Abbiamo qualche secondo di pubblicità e dopo vi faccio sentire cosa ha detto ai microfoni Laura Rizzo, Stefano Bonaccini. Con questa legge elettorale il fatto di non avere alleanze larghe, mentre la destra, che era divisa su tutto negli anni precedenti e fino all'ultimo giorno, si presenta unito, ha fatto la differenza.
Quindi rompere con il Movimento 5 Stelle è stato un errore? No, quello col Movimento 5 Stelle era una scelta che abbiamo condiviso pressoché tutti in quel momento. Mi ha sorpreso invece Calenda, che ha stracciato un accordo 24 ore dopo averlo sottoscritto. In ogni caso ci farà bene stare un po' all'opposizione. Lei si candida come nuovo segretario? Guardi, io lo farò nella misura in cui capirò che può essere utile al Partito Democratico. Però non è importante in questo momento Bonaccini o altri nomi. Adesso Enrico Letta ha indicato e condivide una discussione che cerchi di essere ordinata, che si dia qualche settimana di tempo per provare a indicare anche quale tipo di profilo deve rappresentare, deve avere come identità il Partito Democratico. Forse siamo gli unici che fanno ancora congressi nei quali fanno scegliere poi ai cittadini chi deve essere il leader o la leader. Allora, insomma, mi pare di capire che Bonaccini è in campo, anche se vabbè, non lo dice chiaramente. Vabbè. Baldino, siccome Appendino, Conte, insomma, sono andati ripetendo in questi giorni con questi vertici attuali, cioè segretario Letta, questo si riferivano, non è possibile dialogare. Se al PD andasse alla capo della segreteria Bonaccini, ripristinare il dialogo potrebbe essere possibile? Ma è chiaro che con questa dirigenza non ci si può sedere al tavolo, perché di fatto ha decretato la fine di un fronte progressista che avrebbe potuto portare un esito diverso di queste elezioni al Paese, e quindi un governo diverso, un governo progressista e non conservatore, come abbiamo visto. Io non voglio entrare nelle dinamiche interne. Con Bonaccini ci parlereste? No, non dobbiamo essere noi a scegliere il futuro segretario del Partito Democratico. No, no, ma infatti però sarà il congresso del PD, Baldino, non si preoccupi. Però io le chiedo, dal momento che voi vi siete scagliati un po' contro questa attuale dirigenza, se ci fosse Bonaccini potrebbe essere possibile dialogare? A noi interessa un partner politico che condivida le nostre proposte, che condivida la nostra visione di paese, perché Bonaccini richiamava Calenda, no? Beh, Calenda non ha la nostra visione di paese, non ha una visione ambientalista, non ha una visione attenta ai diritti sociali, e noi possiamo condividere un percorso di chi invece ancora invoca Calenda, anche laddove fossero andati. Le elezioni non sarebbero riusciti nell'intento che si era prefissato Letta di vincere le destre. Non è con questo spirito che si chiede il voto ai cittadini, ma con lo spirito di una visione di paese, non con una visione appunto manichea, io sono meglio dell'altro. Volevo soltanto dire una cosa rispetto a Giorgia Meloni, che sì, potrebbe essere la donna premier. Io da donna, da giovane donna, sicuramente a me non interessa molto l'identità sessuale, l'identità di genere di chi ricopre il premier. A me interessa che cosa si intende fare per le donne, che si intende fare per le giovani donne. Perché io dal programma di Giorgia Meloni per la giovane donna sono preoccupata per quello che ha dichiarato rispetto all'interruzione volontaria della gravidanza, per quello che ha dichiarato da anni, partito di dichiara da anni rispetto ai civili. Io ho paura, ho timore che il nuovo governo, benché sia guidato da una donna, possa fare dei passi indietro rispetto ai diritti delle donne e ai diritti in generale. Sarina Biraghi, non ha mai parlato di diritti delle donne da togliere Giorgia Meloni, in particolare sulla 194, anzi, cioè la legge sull'aborto, non ha detto, non la toccherà, sì, semmai sarà... Evidentemente le sue dichiarazioni avevano allarmato. Ma le dichiarazioni avevano allarmato perché ha detto che l'articolo 1 della legge andrebbe corretto, andrebbe implementato. L'articolo 1 prevede tutta la fase preventiva all'aborto, quindi è quella fase in cui la donna merita maggiore assistenza, maggiori informazioni, maggiore solidarietà e semmai sostegno. E quindi questa è la parte che andrebbe rafforzata, peraltro quella che comprende anche i consultori, dove sappiamo molti sono chiusi e non ci sono. Per il resto della legge 194 non viene toccata e non, beh, e non è giusto. Ma infatti, ma è una fake news sì, che la vuole togliere una legge. Però scusa, posso fare una domanda a voi che siete degli osservatori? Detto. Perché secondo voi, tanto chiedo scusa a Francesca Taddeini che gli ho impallato la camera, purtroppo sono un po' così, perché sono scese in piazza? Perché c'è questo allarme sulla 194? Te lo faccio vedere Sarina, ce l'abbiamo Marco? Qualche secondo ancora arrivano, Mentre aspettiamo, perché c'è questo allarme?
Ma perché intanto è stato creato questo allarme, ma stanno scendendo in piazza le donne perché era la giornata mondiale, questa, quindi avevano programmato di scendere in piazza per reclamare i propri diritti. Ora che poi si approfitti perché c'è un nuovo governo e preventivamente si manifesta contro un governo che ancora non, come dire, non tocca palla, non c'è ancora, mi sembra veramente assurdo. Queste ragazze, peraltro, io ho visto quelle di Roma. Allora, vediamole così. Vai. Il collettivo si chiama Non una di meno, che insomma è conosciuto ormai da tanti anni. Ascoltiamo le voci e vediamo le immagini di quella piazza dell'altro ieri a Roma. Vediamo. Abbiamo il bisogno e la necessità, come tutti e tutte, di autodeterminarci e di scegliere noi per il nostro futuro e di governare il nostro corpo. Anche ieri e oggi sui giornali, insomma, c'è stato un piccolo discussione con Laura Boldrini, sì, uno scontro in con piazza. La Boldrini, ma insomma, professore Velli, lei è preoccupato per, diciamo, come dire, lo stato dell'arte per quel che riguarda naturalmente i diritti fondamentali, la 194 si discute molto, c'è da preoccuparsi. E poi, secondo lei, PD e Movimento 5 Stelle dovrebbero tornare a parlarsi? Prima questione, certo che sono preoccupato, per i migranti in primo luogo, sì, perché tutta questa destra è schierata su posizioni che personalmente non condivido e che non rispettano particolarmente i diritti dell'uomo universali. Sono preoccupato sul rapporto con la questione dei diritti delle donne, in particolare l'aborto, ma non solo, perché i riferimenti internazionali di Giorgia Meloni e del suo partito non sono incoraggianti. I polacchi, gli ungheresi hanno riservato un trattamento ai diritti delle donne piuttosto rude e non mi pare che ci siano state obiezioni su quell'asse che hanno stabilito invece con Fratelli d'Italia. Sono preoccupato per il destino che avrà la cultura in Italia, perché la cultura a cui fa riferimento la cultura a cui appartiene il curriculum, almeno una parte consistente del curriculum di Giorgia Meloni, è una cultura che sta agli antipodi rispetto a quella di chi ha fondato questa democrazia e scritto questa Costituzione. E quindi certo sono preoccupato e vedremo cosa succede, la vedremo alla prova dei fatti. Per quanto riguarda il PD, io credo che il segretario del PD abbia infilato una lista di errori difficile da eguagliare. Ha sbagliato praticamente tutto, dal non aver condotto una vera battaglia per il cambiamento di questa orribile legge elettorale. Un maggioritario, sia pur moderato, avrebbe permesso un pareggio con questi numeri, in valori assoluti, invece di questa sconfitta secca. Ma parlando del nuovo segretario, insomma, dei nuovi vertici che ci saranno, parlando anche del futuro del Partito Democratico, insomma, si dovrebbe prevedere una ripresa del dialogo? Io credo che il problema del Partito Democratico sia certo di uomini, e aver scelto il segretario sbagliato è un problema, ma sia soprattutto un problema di idee. Il Partito Democratico non sa più cos'è, non sa più quali sono i suoi referenti sociali, l'ha dimostrato in questa campagna elettorale, non è in grado di scegliersi alleanze coerenti con quelli che sono i propri progetti, oscilla tra Conte e Calenda, che sono agli antipodi, quindi prima ancora di scegliere la persona io credo che il Partito Democratico dovrebbe riflettere sulla sua ragion d'essere, che certo è quella di fare
un'opposizione vera, e vedremo se sarà capace di farla, a questo governo, ma poi di rappresentare un pezzo di società che non sia solo la ZTL. Mulè, che cosa volevi dire? No, in generale sul problema dei diritti. Allora, siccome una Meloni su questa questione, così... Lo dico alla regia, l'ultimissima clip che è arrivata. E Monica, questa è l'ultima dichiarazione della leader Meloni proprio sul tema dell'aborto, a mezz'ora in più di Lucia Annunziata. L'ascoltiamo. Non ho mai detto di voler né modificare né abolire la legge 194. Io ho chiesto di applicarla. La prima parte della legge 194, tutela del valore sociale della maternità, la vorrei applicare. Accanto ai diritti che la legge 194 garantisce e che con noi già conosciamo, vorrei aggiungere un diritto. Ok? Ma guarda, il problema è esattamente, la questione è esattamente quella. Continuare ad agitare lo spettro della destra che vuole comprimere o coartare i diritti significa non avere rispetto dei milioni di persone che ci hanno votato sulla base di quello che siamo. Ci sono dei diritti che sono scolpiti, che sono inviolabili nella prima parte della Costituzione. Alcuni vengono dopo, penso all'articolo 21 sulla libertà di espressione, eccetera. Da quei diritti fondamentali inviolabili, inalienabili, discendono alcune politiche che poi vengono applicate. La legge sull'aborto è una legge che obbedisce a quei principi della Costituzione determinando delle politiche. La migrazione o i migranti obbedisce sempre su uniforme a quei principi, ai diritti, differenza di sesso, religione, razza, che, sui quali nessuno dirà mai nulla, per cui chi è preoccupato se ne faccia una ragione e si rassereni. Ci sono delle politiche sull'immigrazione che nel rispetto di quei diritti prevedono delle politiche conseguenti, nel rispetto di quei diritti. Allora, da questa cornice non ci si distanzia di un millimetro, sì. Però ciò che è inaccettabile è che, sbandierando lo spauracchio della destra fascista, nazista, xenofoba, si impedisca o si voglia impedire, cosa che non succederà, a questo governo di governare. Governerà sulla base della intangibilità dei diritti scolpiti nella Costituzione e su cui tutti ci riconosciamo, però applicherà politiche di un governo di centrodestra, piaccia o non piaccia. Però ci sono due cose che devo chiedere allora a Biraghi e Mulè. La prima, ne abbiamo parlato quando venne Del Mastro in studio, sapete che è una questione che riguarda una regione, la Liguria, in consiglio il gruppo di Fratelli d'Italia si è astenuto dal votare un ordine del giorno del Partito Democratico. È vero che siamo su due fronti opposti, però quell'ordine del giorno che cosa chiedeva? La corretta applicazione della 194, quello che lei mi sta dicendo in questo momento. Ma allora perché Fratelli d'Italia si è astenuto? Chiedeva la corretta applicazione della 194 deriva anche da un altro diritto. I medici, ginecologi, antiabortisti hanno diritto di fare gli obiettori di coscienza. Sì. Ora, se nell'ospedale di Genova si possono fare un aborto al giorno, non è che si possono obbligare i medici a praticare l'aborto. Anche loro hanno un diritto. L'obiezione di coscienza è un diritto. E le ragazze in piazza questo chiedevano, a Genova questo chiedevano, di eliminare l'obiezione di coscienza. Che voglio dire, è un diritto che non si può eliminare, quindi soltanto c'è pari questo. Dignità anche in quel c'è diritto. Pari dignità. Poi dico solo un numero: la relazione al Parlamento annuale del 2021, in Italia sono stati praticati 66.480 aborti, che è un numero basso, alto, in linea, certo, in Francia sono 223.000. Da noi 66.000, voglio dire, le donne trovano l'ospedale, il modo, il ginecologo, possono abortire e lo fanno. La percentuale è leggermente in calo degli aborti, però lo fanno, possono farlo. I medici abortisti, antiabortisti, è sempre la medesima percentuale, quindi non è vero che non si può abortire. Insomma, un allarme ingiustificato in Liguria perché c'è il centrodestra. Torniamo un attimo al Centro per l'Impiego con Tommaso Giuntella e poi professor Ravelli, vengo da lei, perché invece sulla carta costituzionale, insomma, mi pare Fratelli d'Italia e il centrodestra si sia espresso per, per la modifica, non solo in termini presidenzialisti, ma anche sulla questione della primazia del diritto europeo. Ci arriviamo subito. Giuntella, dove sei? Lì.
Sì, Monica, allora io sono qui al centro, ho contato 15 persone finora che sono entrate, ne sono uscite 14 con dei documenti stampati, lo storico del lavoro, la disoccupazione, sì. Ma nessuno con un'offerta di lavoro, solo una persona ha fatto un colloquio per fare una profilazione, quindi una cosa che si fa prima dell'offerta di lavoro. Qua c'è anche il signor Fabrizio, che anche lui è venuto a cercare lavoro. Eh sì, sono da 2 anni che sto prima in cassa integrazione e mo sono disoccupato. E quindi spera di trovarlo qua? In tutti i modi, mi hanno detto da venire qua e sono venuto a cercare, mi hanno dato dei fogli da vedere, dei siti da andare a cercarlo su internet e speriamo di trovarlo. Qua mi sembra, Monica, che io faccio gli auguri al signor Fabrizio, però qua per ora l'offerta, la domanda di lavoro non si sta incontrando con l'offerta, perché appunto 15 persone sono entrate e lo cercavano, ma per ora si stampa solo. Stampano documenti quelli che trovano lavoro fuori da qui, che magari hanno un'offerta da un bar o da un altro luogo e devono portare lo storico dei lavori che hanno già fatto, sì, no? Sì, però pure io ho chiesto pure io uno storico, perché chiedono da dove, quando ho lavorato, con chi, cioè chiedono lo storico lavorativo. Altrimenti per il reddito di cittadinanza, anche questo lei si iscrive. Non lo prendo, non ci sono rientrato per pochissimo. Insomma, grazie, Tommaso. Questo è il racconto di una mattina, il racconto di Agorà di una mattina trascorsa al centro per l'impiego, un centro per l'impiego di una zona di Roma, si chiama Torre Angela, una periferia romana. Vedremo come andrà a finire questa vicenda. Baldino, lei che cosa si aspetta? Sul reddito? Sì. Ma io mi aspetto un'operazione di restyling. Cambieranno il nome al reddito perché non avranno il coraggio poi alla fine di abolirlo, però gli cambieranno il nome per probabilmente verrà definanziato, non so. Io ricordo semplicemente che perché prima lei chiedeva perché Conte è preoccupato perché qualche mese fa Fratelli d'Italia aveva proposto di definanziare il reddito di cittadinanza e con quelle risorse finanziare invece un riarmo, cioè una maggiore spesa militare, per questo non è preoccupato. Però vorrei dire soltanto una cosa sull'aborto, perché quel dibattito da dove nasce? Nasce da due cose, dalla ringa gloriosa di Meloni dagli spagnoli di Vox, dove parlava della cultura della vita, e dalla mancata condanna da parte di Giorgia Meloni rispetto alla decisione del premier ungherese di imporre alle donne che volevano abortire di ascoltare il battito del feto. Tant'è vero che il partito di Giorgia Meloni, anche il partito di Salvini, il Parlamento europeo, non hanno approvato il rapporto che condannava fermamente da parte del Parlamento europeo quelle decisioni da parte del premier ungherese. Sì. Quindi questa è una mancata presa di posizione che dal punto di vista simbolico, per uno che vuole fare politica, è importante. Perché la Meloni non ha preso posizione contro Orban? È per questo che si è scatenato il dibattito sulla 194, che viva Dio la Meloni non vuole abolire. Altra cosa ultima e chiudo, bisogna dire, applicare la 194, dire anche applicare quella norma che prevede che nelle regioni ci debba essere garantito il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza. Quindi va bene l'obiezione di coscienza, però devono garantire che ci siano dei medici che praticano l'interruzione volontaria della gravidanza, e in alcune regioni c'è una carenza obiettiva. Chiarissima, una carenza sanitaria poi alla fine. Chiarissima, ma la questione Baldino dice nasce da quella, come dire, voto contrario, diciamo, alla risoluzione dell'Europarlamento che mette censura l'Ungheria e gli dice, con la Commissione che fa questa mozione che è quasi una prima volta direi, non ti arriveranno i fondi di coesione, cara Ungheria, se tu non ripristini lo Stato di diritto. Secondo lei l'Ungheria è una democrazia compiuta? È una democrazia nel senso che si vota per eleggere un Parlamento e un Presidente, poi la declinazione di quella democrazia ovviamente trova il limite nel fatto in cui quando fai la coartazione dei diritti non diventa più una democrazia. Tanto è vero che Forza Italia ha votato lo svolgimento Orban, delle elezioni quindi, per definire democrazia, no, una democrazia assolutamente, compiuta. Perché voglio dire, la storia si è incaricata di dimostrare che democrazie democraticamente elette poi sono scivolate nell'orrore che sappiamo per arrivare a degli estremi. Quindi su quello, come dire, la posizione di Forza Italia è chiara. Abbiamo votato contro sostanzialmente
Orban e ripetiamo, lo ripetiamo finché avremo sì. voce, che la nostra Europa non è quella di Orban. Quindi c'è poco da dire. Professor Revelli, dice Mulè, la nostra Europa, state tranquilli, non è l'Europa di Orban, però su questo evidentemente dovrà parlare con i vostri alleati. La preoccupa l'intenzione espressa dai maggiorenti di Fratelli d'Italia sulla questione della modifica della Carta Costituzionale? Beh sì, mi lasci dire che l'Europa di Orban non è l'Europa di Mulè, lo sapevamo anche prima, ci chiediamo se l'Europa di Orban non sia anche l'Europa di quella che sembra destinata a diventare il capo del nostro governo, quello mi preoccuperebbe davvero, davvero molto. Sul mettere mano alla Costituzione, certo che sono preoccupato, io credo che il problema della nostra Costituzione stia nel fatto che in larga parte o in parte consistente è inattuata, non che è fatta male o che, come è stato detto, è vecchia. La Costituzione americana ha un paio di secoli quasi, di più. Dichiararla vecchia vuol dire dichiararla fuori corso rispetto ai contenuti che è espresso e anche al momento in cui si è espressa. La Costituzione italiana è nata dalla Resistenza, è il prodotto di una riflessione collettiva della parte migliore della società italiana su cos'è stato il fascismo e come cercare di evitare che si ripresenti un'altra situazione simile. Un paese che ha vissuto quell'esperienza si premunisce perché non ritorna. Ecco, la Costituzione ha una serie di anticorpi nei confronti di tutto questo. Se si tolgono questi anticorpi, io credo si rende vulnerabile la nostra democrazia. Ma il processo di revisione costituzionale è talmente preciso e prescrittivo che è impossibile forzarlo. Detto che non c'è neanche la famosa maggioranza qualificata in Parlamento che consentirebbe di infischiare, andare da soli. Quindi, come dire, a parte che i lavori per modificare la Costituzione nel minimo prenderanno 3-4 anni, l'invito è all'opposizione, al Parlamento, perché quando metti in mano alla Costituzione non c'è maggioranza e opposizione. Sulla Costituzione c'è il Paese che dovrebbe avere e secondo me ha la maturità di sedersi per decidere insieme quale deve essere non il percorso del prossimo governo di centrodestra o centrosinistra, perché maneggiamo la carne viva che interessa tutta la nazione. Ma l'ipotesi della bicamerale evocata pure da Giorgia Meloni, secondo te, Sarina, è tramontata definitivamente? La vedi come una possibilità? No, non credo sia tramontata. Io credo che come proposta resti. Certo, per il PD, per le opposizioni, in questo momento è un po' difficile, ma credo che il PD abbia problemi più grossi all'interno da risolvere. Infatti, prima si diceva di Bonaccini. Mi chiedo se in questa ritualità, diciamo, di un partito come il PD, aspettare 5 mesi per un congresso sia ancora possibile, considerato che dopo un giorno che ha detto io non mi ripresento, a parte 3 candidature nell'arco di 24 ore, e poi quello Sta succedendo un po' anche nell'altro partito che vince e va in coalizione al centrodestra, ma che registra una perdita, la Lega, no? In cui la Lega registra una perdita, però registra la Lega ha corso in coalizione come la staffetta, anche il secondo che corre fa un tempo inferiore al primo, ha vinto lo stesso, non è che ha perso, ha vinto perché sta dentro una staffetta, così è la coalizione. Ha perso però c'è come un po' partito. Di fibrillazioni in questo momento dentro la Lega ci sono tanto che per esempio Maroni dice bisogna cambiare il segretario, dovrebbe essere Zai. Maroni appunto Castelli. Lo diceva già da prima, è una storia che seguiremo, signori. Io vi ringrazio per il momento, perché c'è un'altra urgenza di cui dobbiamo parlare che interessa le famiglie in primo luogo. Abbiamo parlato di aumenti energetici, adesso parliamo di tasse. Qualche minuto e siamo da voi. Grazie Sarina Biraghi. Grazie Mulè, grazie a Facile.it, Baldino, grazie ancora, grazie al professor Revelli. Grazie. Qualche minuto e ripartiamo dalle tasse.